la decima giornata del campionato Italian Football League 2023 allo stadio Franco Ossola di Varese. I Dolphins Ancona fanno visita ai padroni di casa degli Scorpions, due squadre che hanno patito sconfitte brucianti la stagione come calciatore per i Dolphins Ancona, che hanno avvicendato diversi giocatori in quella posizione cercando un po' di stabilità. Il kickoff viene raccolto da Matteo Colonna, cornerback numero 20, autore di 3 intercetti molto importanti in stagione. Impressione per Varese, lancio lungo per Giuliani, touchdown Dolphins Ancona, che presa per il Varese. Lucio fisico per buttarsi in tuffo, assorbire l'ulto e assicurare la presa del pallone per i primi 6 punti Dolphins. Veramente grande presa, grande talento. Punto addizionale. Mente fluido da una parte e dall'altra, sta scorrendo via veloce e piacevole. L'intercetto di Valentino Rotelli che anticipa Pulcinelli. Touchdown Dolphins Ancona. Terza. Sono lanciati dai quarterback avversari, che siano deviazioni, che siano intercetti, e poi quando li intercettano possono tranquillamente riportarli in meta. Una meta per Christian Giardinieri in stagione sul ritorno all'intercetto, una per Toggi agli Scorpions, lancio per Branholz, per Auriemma, scendo dal backfield, l'intercetto di Giardinieri che può andare verso la end zone, touchdown Dolphins Ancona, secondo touchdown difensivo della partita, quarto in stagione, secondo al punto addizionale che potrebbe portare il punteggio sul 21-0, veramente un 1-2 letale portato dalla difesa di Rick Parker. Il però hanno valide alternative, un lancio per Di Galbo, Giuliani tutto libero, riceve, rompe il placcaggio, touchdown Dolphins Ancona. Palla pericolosa di Di Galbo, che aveva dato parecchio tempo a Nicola Perrucci di rientrare. A Giuliani Enrico si sgancia in profondità e in questo caso è stato perso completamente dalla difesa avversaria. Siccome i Dolphins giocano spesso quel non c'è stata ancora una corsa chiamata per lui, me lo farebbe supporre. Lancio lungo, Zanobello tutto libero, la recezione, touchdown Scorpions Varese, 60 yard. Era da tutta la partita che Zanobello pronto al punto addizionale, il numero 22, mi sembra Andrea Mora per gli Scorpions, sulla linea di scrimmage per gli Scorpions, la portata di Auriemma, impattato sulla linea, va verso la zone, touchdown Scorpions Varese, che chiamano Granelli, che oltre che essere il difensore, uno dei difensori più incisivi, è anche il kicker di questa squadra. Blocco di Isaiah Thomas, palla libera raccolta da Rotelli, che resiste a un paio di placcaggi. Lazio nelle ultime uscite stagionali, portata per Cristiano Brancaccio che si allarga, va verso la end zone, touchdown Dolphins Ancona. E qui è stato molto come uno dei migliori running back del campionato, e qui con questa corsa fantastica in cui ha letto alla perfezione i blocchi che aveva davanti, di fatto manda i titoli di corsa.